Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E con grande gioia che ringrazio Don Giovanni che presiede questa Eucaristia, ringrazio il Signor Sindaco, l'amministrazione comunale presente a questa liturgia, Radio Studio 95 che sta in merito a TV che riprende il tutto, e ringrazio voi tutti carissimi amici di Rovigli. Ringrazio Don Giovanni, lo dicevo prima, perché è lui, con lui mi lega un'amicizia stupenda, e lo ringrazio perché presiede questa liturgia nel giorno in cui ricordiamo la Natività di San Giovanni Battista. Possa dunque il Signore accompagnarci in questo cammino, ecco, voi avete fatto un tratto di strada per rivedere le vostre case, per vedere i vostri ricordi, e io vi ringrazio per essere qui, ringrazio anche le nostre suore per essere qui in mezzo a noi, che il Signore possa accompagnarci e possa farci vivere in maniera vera, viva e autentica la nostra fede. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. Vicini e parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria. La sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. E gli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. Per medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua. Parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore. E per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. Che sarà mai questo bambino? Si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse regione deserta fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Parroco Don Giovanni, il comitato festa per avermi invitato, la seconda volta se non sbaglio, che vengo a presiedere l'Eucaristia qui. Mi unisco ai saluti e ringraziamenti del vostro parroco, saluto il sindaco e con lui tutta l'amministrazione comunale qui presente. Saluto e ringrazio il comitato festa, sempre sensibile e disponibile nell'organizzare questi momenti di festa religiosa, ma che hanno una cadenza anche nella collettività, nel civile.
E ringrazio anche ognuno di voi, fedelissimi qui a questa piccola chiesa che oggi diventa santuario dedicata alla Madonna delle Grazie. E chissà quanti di noi, salendo e poi scendendo per arrivare qui, non abbia percorso questo tratto più o meno breve, dipende se parlava in macchina, dipende da dove siamo partiti, da quale parte, se abbiamo accorciato la strada, chissà quanti di voi sono venuti qua col desiderio proprio di chiedere qualche grazia particolare al Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna delle Grazie. Mi vorrei soffermare dandovi qualche semplice riflessione sulla liturgia di oggi. Non so se ci avete fatto caso, ma oggi, domenica, giorno del Signore, dove ha la precedenza le solennità che riguardano il Signore, prende il sopravvento la solennità di un uomo, Giovanni Battista, che è diventato santo, lo sappiamo, perché la sua vita ha incarnato la sua parola, ha annunciato la parola di Dio, ha preparato le strade alla venuta del Salvatore. Giovanni Battista lo conosciamo tutti, è l'ultimo profeta dell'Antico, o meglio, del Primo Testamento, come lo definiva il grande Giovanni Paolo II in questo cammino ecumenico nella Chiesa, iniziato da molti anni e che sta percorrendo e portando avanti anche quest'altro grande Papa che è Papa Francesco. E allora Giovanni Battista è l'ultimo profeta, è colui che prepara le strade per la venuta del Signore, è colui che grida nel deserto, è colui che amministra il sacramento del battesimo, non ancora sacramento divino. Lui battezza in acqua, poi battezzerà il nostro Signore, sapete che il nostro Signore è nella bisogno del battesimo, ma poi arriverà Gesù che battezzerà con il dono dello Spirito Santo. Perché oggi la Chiesa sottolinea l'importanza di celebrare questo momento liturgico, ricordando proprio la nascita di Giovanni Battista? E la Chiesa lo fa per la nascita di Giovanni Battista e lo fa solamente per altre due nascite, quella di Maria e quella di Gesù. Vedete, non ci sono altri santi che prendono, nemmeno San Giuseppe, che hanno questa precedenza e importanza nella liturgia. Perché la Chiesa vuole sottolineare l'importanza di Giovanni Battista. Voi sapete che etimologicamente Giovanni vuol dire dono di Dio, dono proveniente dalla misericordia di Dio, di questo Dio che è misericordioso e che dona in Giovanni questo dono dell'intera umanità. E allora la Chiesa vuole farci riscoprire come ognuno di noi è un dono, ma non per se stesso, per l'umanità. Abbiamo due testamenti, l'Antico, il Primo e il Nuovo Testamento, Elisabetta e Maria, due testamenti che richiedono nell'accoglienza silenzio, che richiedono preghiera per essere accolta la parola. Fate attenzione, mentre il sacerdote tace, mentre la parola di Dio esce fuori dal Tempio, vedete che Dio si sta intessendo nel ventre delle due madri. Vedete, Zaccaria, sacerdote, rimane muto. Ma perché rimane muto? Perché chiude l'orecchio e il proprio cuore ad ascoltare la parola di Dio. Lo sappiamo, perché dubita, perché ha mancanza di fede. Ma perché Zaccaria rimane muto? Perché non ascoltando più la parola di Dio, Zaccaria non ha più parole da pronunciare. E quindi prende il sopravvento un'altra figura che va contro le leggi del tempo, che è quella di Elisabetta. Vedete come Elisabetta acquista autorevolezza nel parlare, guardate con inconsuetudine, perché nel tempo in cui ci troviamo la donna non contava, non poteva esprimere un parere. La donna in una cultura patriarcale era colei che si occupava delle faccende domestiche, era colei che si occupava dei figli, ma era colei che stava sempre zitta quando parlavano gli uomini, perché tutto spettava alla famiglia, agli uomini della famiglia. Vedete, sa benissimo che la famiglia vuole dare il nome a questo bambino che è frutto del miracolo, il miracolo del Signore, vogliono dare il nome di Zaccaria del padre. Poi vedete come interviene Elisabetta nella semplicità, acquista l'autorevolezza, ma non soltanto Elisabetta, ma ognuno di noi nella vita acquisterà autorevolezza nella misura in cui apriamo le porte del nostro cuore ad accogliere la parola di Dio. Vedete come all'interno della famiglia ascoltano Elisabetta. E sanno e hanno capito che Elisabetta ha accolto la parola di Dio, capendo che questo figlio, frutto del miracolo, dono del Signore, era un dono che il Signore ha fatto per tutta l'umanità. Un insegnamento grande che oggi il Vangelo lascia ad ognuno di noi
è che la vita è un dono. Giovanni Paolo II scriveva, riferendosi ai sacerdoti, ma si riferisce a ognuno di noi, la vita è un dono, perché viene dall'alto, viene da Dio, ma nello stesso tempo la vita è un mistero, come diceva il grande Sant'Agostino. Imperscrutabili sono le vie del Signore, ma noi siamo chiamati, nel silenzio e nella preghiera, ad accogliere la parola di Dio. Quando a Zaccaria gli si scioglie la lingua, quando scriverà sulla tavoletta il nome del bambino, Giovanni, come dono del Signore. Vedete la benedizione di Dio, l'efficacia, la potenza, la forza della benedizione di Dio, che scioglie la lingua di Zaccaria, ma nello stesso tempo porta Zaccaria, ma ognuno di noi, a rinascere continuamente, la forza dello Spirito Santo, la forza di una rinascita. Vedete, ognuno di noi è un dono. Ma il Signore oggi dà un insegnamento grande sottolineando la nascita di Giovanni Battista, che ognuno di noi non è soltanto un dono, ma ognuno di noi è chiamato ad essere profeta. Tante volte noi diciamo che ognuno di noi ha una missione da svolgere, ed è vero, ma il Signore qui sottolinea che prima della missione c'è un'altra cosa fondamentale, che è la vocazione, che è la chiamata. Il Signore ha chiamato ciascuno di noi alla vita. E a chi ha la fortuna e la grazia di diventare genitore nella vita deve ricordarsi che i figli non ci appartengono. I figli non appartengono ai propri genitori, i figli non appartengono alla propria famiglia, ma i figli sono un dono del Signore. Siccome io, non posso dire che sono prete perché non ho figli spirituali, siccome io sono avvocato, siccome io sono dottore, siccome io sono meccanico, desidero che il mio figlio segua la strada che ovviamente ho scelto io. E impongo, pensando che quello sia il bene di mio figlio e della mia famiglia. No, ma i figli, dico il mestiere, perché il mestiere, se vissuto nella fede e in questo continuo discernimento dell'ascolto della parola di Dio, diventa vocazione. Vi è mai capitato di trovare dei sacerdoti che vi lasciano incantati? Dei sacerdoti dove voi vedete c'è qualcosa che non va, perché sono uomini di Dio. Vi è mai capitato di trovare dei medici all'ospedale che vanno oltre gli studi che hanno fatto, che va oltre la professione che svolgono? Perché? Perché loro hanno risposto a quella chiamata che è venuta dall'alto. Non mi faccio medico perché facendo il medico lavoro nella struttura pubblica e quella privata mi incasso un sacco di soldi e sistemo tutta fino alla mia settima generazione. No, io ho scelto di diventare medico perché l'ho sentita forte nel mio cuore questa chiamata e mi sono messa a servizio dell'umanità. E vedete che i medici più bravi sono proprio quelli. I medici più bravi sono le persone più umili, sono le persone, ma queste nella vita di ogni giorno, di ognuno di noi che sperimentiamo, di chi sa che è un servitore inutile, di chi sa che è chiamato a mettersi a servizio del Signore. È vero, di fronte a queste cose che vi sto dicendo, poi subentrano i nostri limiti, i nostri difetti, che appartengono a tutti. Vedete, ma il Signore di Dio oggi ci dà un altro insegnamento, che Dio va oltre i nostri difetti, che Dio va oltre i nostri limiti. Noi cristiani, noi sacerdoti in modo particolare, o persone consacrate, corriamo il rischio di ingabbiare l'azione del Signore all'interno delle celebrazioni liturgiche, oppure all'interno del Tempio. Vedete che il Signore, con Elisabetta e Maria, cosa fa? Dimostra il contrario. Mentre fa tacere il sacerdote, l'uomo deputato a quel tempo a parlare, ad annunciare la parola del Signore, lui inzittisce. E che cosa fa? Il Signore agisce non all'interno delle quattro mura del tempio di allora, ma agisce fuori. Ma così il Signore fa ogni giorno nella vita di chi, spalancando le porte del proprio cuore, accoglie questo grande mistero di salvezza. E allora quali insegnamenti oggi dà il Signore? Sono tanti, la semplicità, l'umiltà di questo grande santo che è Giovanni Battista. Voi dovete sapere che Giovanni Battista aveva un grande seguito, ma Giovanni Battista non ha mai avuto la tentazione di dire sono io il maestro, ma quello del servitore umile, di mettersi in ascolto della parola di Dio, e proprio dall'ascolto nasceva il servizio, si è messo a servizio dell'umanità sofferente annunciando la buona novella, il che rima, cioè l'arrivo del Messia. Nei momenti in cui è arrivato il Messia, voi vedete che Giovanni Battista ne è fatto da parte, il quale dichiara, non è facile dichiarare questo, non sono degno di slecciare i sandali del Maestro. Vedete quante volte anche noi, soprattutto chi all'interno della comunità cristiana svolge un compito delicato e di responsabilità, la fatica del lasciare. Quando noi siamo chiamati
oggi a lavorare, magari siamo impegnati, siamo anche immersi in tante attività e anche di responsabilità, però arriva il momento in cui il Signore ci dice: bene, hai fatto tutto, adesso ti metti da parte e lasci lo spazio ad un altro. La fatica di una catechista che ha sempre fatto la catechista ed è arrivata a un'età veneranda, la fatica di lasciare l'incarico a un giovane, la tristezza anche, si sente forse inadeguata da una parte, ma dall'altra si sente messa da parte, si sente esclusa, forse non capita o rifiutata dalla comunità. Noi, amici miei, fa parte della vita del cammino di ognuno di noi, anche di noi sacerdoti, arrivando a una certa età, siamo chiamati a lasciare il nostro compito. Magari qualcuno di noi è stato parroco a vita, può arrivare il momento che ovviamente il Signore attraverso i superiori ti dice: lascia questo incarico e farai altro. Ci sono parroci che sono stati parroci bravissimi di parrocchio per tanti anni e oggi si trovano a essere guida spirituale di altre comunità, di gruppi oppure anche in luoghi di formazione. Fa parte della vita di ognuno di noi, quindi l'umiltà e la semplicità di Giovanni Battista deve essere l'umiltà e la semplicità di chi veramente nella vita si mette in ascolto della parola di Dio e si mette a servizio. E allora, concludendo, abbiamo detto che i figli non appartengono alla famiglia, non appartengono ai genitori, ma sono un dono di Dio, e in quanto dono di Dio ogni bambino è profeta, ma è chiamato quindi ad annunciare questo messaggio di salvezza, perché il Signore ad ognuno di noi ha affidato una missione. Tante volte quando ci appostiamo dinanzi alla culla, nel ringraziare il Signore di fronte alla meraviglia, questa vita che nasce di fronte a questo frutto dell'amore dei genitori, ci poniamo delle domande. Alcuni si interrogano, altri no, ma chi si interroga su chissà perché è nato questo bambino, ma da dove viene, qual è il suo compito, dove è diretto, cosa farà nella vita? Vedete, sono tutte domande che ognuno di noi si pone, però la risposta la troviamo soltanto in questo silenzio interiore che diventa preghiera, che diventa ascolto della parola di Dio. E il Signore a tutti ha affidato questo compito. Vi ricordate quello che vi è stato insegnato nel catechismo, che tutti siamo chiamati a essere, col battesimo, sacerdoti, re e profeti. E siamo chiamati a essere profeti, annuncio di salvezza, e siamo chiamati a svolgere questa missione, se rimarremo fedeli alla nostra vocazione. Quando noi sacerdoti parliamo di vocazione, voi fedeli, non mi riferisco a voi più presenti dei fedeli del mondo, pensate che i sacerdoti si riferiscono solo ai sacerdoti, ai frati e alle suore. No, la vocazione ce l'ha ognuno di noi. E qual è la nostra vocazione? Qual è la mia vocazione? Qual è la mia chiamata particolare che il Signore mi ha fatto? Lo capiremo nel corso della vita. Se con umiltà e lucidità ascolteremo quella parola di Dio che è capace di rigenerarci a vita nuova, quella parola di Dio che oggi ci ha attirato qua in questo luogo di silenzio e di preghiera, quella parola di Dio che fa nuove tutte le cose, quella parola di Dio che è speranza, che è fede, che è amore, un amore che non tramonta mai. Nei momenti in cui noi accogliamo Gesù, Gesù Cristo nel nostro cuore, il nostro cuore a volte di pietra si trasforma in un cuore di carne, diventa come quello ardente che troviamo nell'Antico Testamento con Mosè. Quello ardente ardeva di fuoco, ma non si consumava. E così è il nostro cuore, il cuore che accoglie il Signore, diventa un cuore che ama sempre. E proprio perché ama non perde mai la capacità di perdonare. Un amore che non si consuma con il tempo, perché è un amore che proviene dal Signore e tende a ritornare lì dove era partito, dalla casa del Signore. E allora, concludendo, ci rivolgiamo alla Madonna delle Grazie. Voi sapete che sono tanti i nomi, i titoli che la storia della Chiesa, che i fedeli nel corso dei secoli hanno dato alla Madre di Dio e Madre nostra. È bella definirla Madonna delle Grazie, perché così come le nostre madri terrene non si dimenticano mai di noi e si prendono cura dei propri figli, anche quando noi a volte forse rischiamo di essere ingrati nei loro confronti. Però una mamma sente questo legame con i propri figli che l'ingratitudine non spezzerà mai. Ancora di più lo fa la nostra Madre Celeste. E allora presentiamo queste nostre richieste di grazia alla Madonna perché possa presentarle al trono dell'Altissimo e concedere ad ognuno di noi la grazia che il nostro cuore ardentemente desidera. Io in questi giorni sto portando nel cuore una bambina, Aurora si chiama, nata prematuramente, gli hanno
ho amministrato il sacramento del battesimo a riuniti a reparto di neonatologia, nata a 6 mesi, le condizioni per quanto siano stabili rimangono gravi e quindi vi chiedo una preghiera, la presento qui alla Madonna delle Grazie perché possa far stare bene questa bambina e possa arricchire questa famiglia che da tempo tende la nascita di questo primo figlio, possa veramente abbracciare questa bambina e godere di questo dono che il Signore ha fatto loro. Sia lodato Gesù Cristo. Ma nessuno, però se siamo qui un pochino pulito e poi che anche meritano, ringraziamo naturalmente l'amministrazione comunale che come sempre ci dà una mano per organizzare il tutto, te ne merito perché ormai siamo diventati di casa, siamo, il nostro mondo ormai è la TV. Con voi oggi ho delle persone con me che sono venute per stare con voi, per vedere conoscenza, mi approfitto per fare anche le cure dell'onomastico ai due Giovanni. Lasciatela passare.
Vai, Giovanni, fatti vedere. Piano. Buon pomeriggio a tutti. Merito TV, Radio Studio 95 è qui a Rogudi Antico per il pellegrinaggio in onore di Maria Santissima delle Grazie di Rogudi. Questo si inizia dal pellegrinaggio e poi il giorno 1 e giorno 2 naturalmente ci sarà la festa a Rogudi nuovo. Adesso se il cameraman può fare un giro, ecco, per far vedere un po' quanta gente qui a Rogudi Antico è arrivata, eccolo qua, bravo Giovannino. Siamo nel, come dire, adesso si sta pranzando dopo la Santa Messa celebrata da Don Giovanni Gattuso e Don Giovanni Zampaglione. Adesso noi passeremo tra i tavoli e vediamo di far parlare un po' di queste persone che sono arrivate qui in pellegrinaggio. Ecco, questo è il tavolo del... Complimenti allo chef, benissimo. Come si chiama lo chef? Lo chef, io, Matteo. Il nome. Giuseppe, complimenti, la carne è buona. Però chiediamo anche alle persone, io partirei dall'ospite, l'ospite Don Marco, buon pomeriggio Don Marco, lo so, state mangiando, capisco, aspetti un attimo Don Marco, lei comunque in quanto ex sacerdote di Rogudi, ecco, lei è ospite questo pomeriggio, questa mattinata, insomma adesso ci sarà anche il pomeriggio, due parole, perché che ne pensa di questo pellegrinaggio? È meraviglioso, un'esperienza stupenda, è iniziata con me negli anni 90, quando con alcuni pionieri, possiamo dire, abbiamo cominciato questa esperienza di venire per le occasioni delle feste della Madonna delle Grazie, il 2 luglio e di settembre quella della Madonna dell'Annunziata, e sta diventando sempre più un evento richiesto, partecipato, che entusiasma la popolazione, quindi ben venga, insomma, si va sempre di bene in meglio. Dobbiamo dire che c'è anche tanta gente adesso, Don Marco, quindi abbiamo visto anche dalle nostre immagini che ogni anno c'è sempre gente di più. Sì, sì, gente anche che dice un gran bene anche dovunque va di quello a cui ha partecipato e quindi divulga, si fa portavoce della bellezza di questi luoghi, dell'accoglienza di questa gente, dell'entusiasmo di questa popolazione, quindi è un ottimo veicolo di buoni annunci, di buoni messaggi, no? Per la nostra gente, per i nostri paesi. Quindi questo diciamo pellegrinaggio, queste tradizioni che non si perdono sicuramente, visto grazie anche ai sacerdoti che stanno dopo di lei sono arrivati. Sì, perché l'importante nella Chiesa è la continuità e la novità. La novità e la continuità si devono sempre completare l'una con l'altra. Continuità e nella continuità anche poi elementi di novità, di cambiamento, di miglioramento. Ma ecco, la tradizione è fondamentale e nella tradizione anche innestare elementi di novità. Novità per dare anche interesse maggiore agli eventi. Com'è la carne, Don Marco? Ottima, meravigliosa, ottima, squisita. È carne che si mangia bene ancor più venendo qui. Come si mangia qui non si mangia giù in paese, anche se è la stessa carne, ma qui si mangia con un gusto diverso, più pieno, più... Ecco. C'è aria di montagna, insomma. Proprio questo. Poi oggi è una bella giornata fresca. Sì, sì, la carne, il vino, la compagnia, insomma. Insomma, la compagnia, tutto quanto. Sì, sì, sì. È un'ottima occasione per prendere anche altre iniziative simili a queste durante l'anno, insomma, dare occasione di potersi ritrovare più spesso qui. Grazie Don Marco, la faccio continuare. Buon lavoro. Grazie. E passiamo a Don Giovanni Gattuso. Buon pomeriggio Don Giovanni. Allora, lei è da un paio d'anni che viene qui in pellegrinaggio a celebrare messa insieme a Don Giovanni Zampaglione. Che ne dice di questa bella giornata? Oggi 2018, 24 giugno, ogni anno sempre di più.
ogni anno sempre di più, grazie alla vostra presenza che potete dare la possibilità a tanta gente di seguirci da casa, ed è bello, è gioioso. Mentre percorrevamo insieme al parroco, che per la seconda volta mi ha invitato, percorrevamo la strada, pensavamo a questo: chissà quanta gente stamattina percorrendo questa strada lunga per arrivare qua sopra in questo posto stupendo immerso nella natura non abbia preso tempo per pregare, per chiedere qualche grazia particolare qui alla Madonna delle Grazie. Abbiamo celebrato una messa, noto con piacere, alcuni anni fa ero stato qui, una bella presenza, volti nuovi, volti vecchi, gente comunque legata alle radici religiose cristiane, gente che viene qui con piacere a rendere onore e lode al Signore e poi vivere questo momento di agape. Questo momento bellissimo, insomma. Mia, con questa capra che è squisita, che si scioglie in bocca. Squisitissima, adesso è arrivato anche il formaggio. Insomma. Ah, ma bello, caprino. Il vino è buono. Il vino è ottimo, ottima la compagnia, bello. Bello veramente, bello, grazie al Signore. Grazie a voi, Don Giovanni, ci vediamo poi più tardi, la lascio continuare. Allora, vediamo un attimo, l'altro sacerdote, Don Giovanni Zampaglione, è impegnato, guarda, Giovannino, è impegnato. Io partirei dalla. Abbiamo fatto prima i sacerdoti, non so se Don Giovanni, ecco, intanto scusi sindaco che le passo davanti un attimino. Don Giovanni. Io aggiungo a quello che hanno detto loro. Il pellegrinaggio che stiamo facendo è motivo di comunione, perché quest'anno la diocesi ci ha dato come tematica la comunione. E proprio il pellegrinaggio ci permette di stare assieme, di condividere assieme il pranzo, e questo momento abbiamo spezzato la parola e spezzato l'Eucaristia, ora condividiamo assieme a pranzo, assieme ai confratelli sacerdoti, al sindaco, all'amministrazione comunale, a tutta la gente di questo paese e dei paesi vicini. Ottima compagnia. Ottima compagnia, ottimo momento, è veramente molto bello e da sottolineare, perché è difficile trovare una comunità che si ritrova assieme per condividere assieme dei momenti anche gioiosi. Quindi io ringrazio voi per la vostra presenza, ecco, e ringrazio tutta la comunità e non che è vicina al parroco, è vicina proprio a questo momento e vive questo momento in maniera autentica e in maniera vera. Le immagini che stiamo registrando, signor sindaco, poi le vedranno tantissime persone grazie ai nostri canali Melito TV, Radio Studio 95, sulla pagina Facebook. Momenti stupendi, meravigliosi. Il sindaco è presente da un paio d'anni, lei è sindaco da 2 anni, insomma. Sì, ho la terza uscita che facciamo su Rocuti da quando sono sindaco io, perché mi sono insediato e dopo qualche mese, insomma dopo un mese circa, c'è stato il primo pellegrinaggio. È un momento che ha un doppio valore, quello della funzione religiosa che è il più importante soprattutto per chi crede, insomma per i fedeli, e poi c'è un momento d'aggregazione e di valorizzazione dei borghi molto importante, e noi sappiamo che questo borgo ha la necessità di attingere non solo risorse per essere ripresentato alla comunità intesa come la comunità metropolitana, come l'intera, diciamo, l'intero paese, perché comunque è uno dei pochi borghi inerpicato in una rupe e che è abbracciato, diciamo, da due affluenti, da due fiumi, insomma l'affluente Furria e il torrente Amendolea, e le immagini di questo comune del borgo antico, diciamo che hanno conquistato un po' il mondo per quanto riguarda un turismo di nicchia, un turismo che guarda magari all'escursionismo piuttosto che alle specie, diciamo dal punto di vista della fauna, che sono anche diciamo in via d'estinzione. Abbiamo la rondine rossiccia, abbiamo il chiroptero e altre piante particolari che vengono osservate un po' da tutto il mondo, certo non con un turismo di massa ma con un turismo di escursionismo di nicchia. Questo è anche un volano, cioè la cadenza annuale di un incontro nel borgo antico, oltre ad assolvere la funzione religiosa che si sarebbe potuta tenere anche nel comune nuovo, ha il valore di riportare alle origini chi ha vissuto purtroppo l'alluvione,
e quindi ancora anziano, gli ultra cinquantenni, gli ultra sessantenni che hanno vissuto questo borgo da abitanti e poi sono dovuti andare via forzatamente, ma anche i loro figli che hanno ricevuto, comunque hanno visto trasmesse dai propri genitori e dai propri nonni le tradizioni e la cultura di questo borgo grecanico, che ricordo è uno dei 5 comuni dell'isola ellenofona, uno dei più importanti insieme al borgo di Bova, insomma i comuni ricadenti nell'area delle minoranze linguistiche, area interna che sta cercando di riposizionarsi. Chiaramente dovremo risolvere prima dei problemi di tipo burocratico, in ordine burocratico, che sono quello dell'indice di pericolosità dal punto di vista idrogeologico, che ci sono ancora come è stato nel 71-72 per l'alluvione, però possono essere ridisegnati. Mentre un tempo non si avevano gli strumenti e si dichiarava un'intera comunità in dissesto, noi sappiamo che qui abbiamo una rupe che è infrana, ma abbiamo anche la parte centrale del borgo che può essere, diciamo, riconosciuta agibile, e solo dopo potremo investire con dei progetti che debbano guardare certamente fuori Rogudi e fuori la città metropolitana e anche fuori la Calabria, perché questa deve essere un richiamo paesaggistico, appunto a forte impatto paesaggistico, e sappiamo che le potenzialità ci sono. Nel frattempo il nostro dovere, fino ad avere la possibilità di operare sia economicamente sia dal punto di vista proprio normativo, il nostro dovere è di mantenere vivo il ricordo, la memoria e le tradizioni per quello che possiamo. Noi qualche piccolo intervento anche strutturale l'abbiamo fatto, chiedo scusa, sappiamo che abbiamo due strade d'accesso, una che partendo da Melito Portosalvo arriva passando da Roccaforte, l'altra che partendo da Bova Marina, appunto passando per, attraverso i campi dove c'è lo snodo per Africo, Casalinuovo, Rogudi e Bova, e abbiamo un'altra via d'accesso importante che passa attraverso un geosito internazionale che è quello della Rocca del Drago e della Caldaia del Latte, e che appunto devono essere ancora valorizzati, e questo intervento che noi abbiamo fatto con il Parco della Spromonte appunto ha visto la ricostruzione parziale di una strada che era infrana e anche dell'ingresso, in cui abbiamo allestito anche oltre al piazzale, circa 400 metri di piazzale, anche una fontana importante con una roccia che è simbolica di questo territorio. Quindi il nostro impegno massimo per continuare questo percorso amministrativo con l'umiltà, insomma, che deve essere sempre quella, l'umiltà e la disponibilità al lavoro che deve essere sempre la stella polare che ci guida verso questo nostro percorso amministrativo. La lascio continuare, signor sindaco. Lei, Pierpaolo Zavattieri, nato il 24 giugno di San Giovanni, auguri. Compleanno, è una coincidenza, diciamo che loro, la funzione religiosa viene organizzata appunto dal parroco e l'abbiamo fatta apposta. Non credo, e predispone la domenica precedente la festa, quindi coincido il 24, che è una coincidenza piacevole sia per me, che sono nato 44 anni fa del 24 giugno, sia per i due Don Giovanni, soprattutto il nostro parroco che appunto ha questo nome, quindi fa l'onomastico, e Don Giovanni Gattuso anche, che ci ha onorato con la sua presenza, che pure fa l'onomastico. Quindi festeggiamo, dovremmo offrire noi invece, e tutti i cittadini della comunità rogudese hanno offerto a noi questa bellissima giornata e ci hanno festeggiato. Siamo felici anche di questo. La carne com'era? La carne era eccellente, i cuochi che non conosco, nel senso che li conosco ma non so esattamente chi è che ha somministrato, che ha appunto prima cucinato, che ha gestito la caldaia e il fornello, e non so chi è, però sicuramente sa il fatto suo. Spero che non sia a danno il fatto che sappia il fatto suo, a danno delle ore sottratte al lavoro, ma è una battuta ovviamente, perché molti di loro sono operai dell'azienda Calabria Verde, quindi c'è una vecchia leggenda metropolitana, oggi si può chiamare leggenda metropolitana perché anche la provincia si chiama così, una vecchia leggenda metropolitana che dice che l'operaio dell'azienda Calabria Verde, ex operaio forestale,
è molto pratico nella cucina e nei fornelli. Io non so se era il proprietario di un'azienda agricola e quindi non operaio forestale o operaio forestale, in ogni caso 10 e lode alla cucina. Senta sindaco, per chiudere poi la lascio, il sindaco, vorrei pure un attimo l'attenzione di Don Giovanni, insomma i sindaci di solito gestiscono sempre tutto. Don Giovanni, sto tenendo il tavolo. Sto tenendo il tavolo perché non canta. No, mi scusi, ma mi veniva da dirlo questo, insomma. Sto tenendo il tavolo. Ah, ecco, va bene, siamo in equilibrio precario. Va bene, sindaco. Pure regge pure il tavolo, ecco, beh, insomma, i sindaci sono sempre. È stato appoggiato un piedestale, quindi dobbiamo tenere. Vi lascio. Grazie. Ebbene, abbiamo anche il vice sindaco qua. Ecco, vedi come gestisce. Io innanzitutto voglio fare gli auguri al sindaco e ai due Don Giovanni. E sotto questo punto di vista non sono così convinto che sia del tutto causale la data del 24 giugno, giorno di San Giovanni, in coincidenza con il compleanno del sindaco e l'onomastici dei due parroci. Scherzo a parte, io oggi stiamo per vivere due momenti bellissimi, uno religioso e l'altro conviviale. Noi ogni anno, come ormai è una tradizione, che siamo sempre qua sopra, una settimana prima della festa della Madonna delle Grazie, quindi per noi è sempre un piacere essere qua. Fare due cose sostanzialmente: una, trascorrere la giornata insieme, è un'occasione per trascorrere la giornata insieme a tante persone; l'altra è valorizzare questo borgo che, come ha detto già prima il sindaco, è un borgo che è avvolto dentro un bellissimo paesaggio, quindi siamo qua per questo. Io mi auguro che voi avete mangiato. Sì, abbiamo assaggiato la carne, vorrei assaggiare anche un po' di formaggio, se lei mi può raccomandare a me, a Giovannino, se fa il compleanno anche Giovannino, cioè, voglio dire. L'onomastico, scusa, ecco. Non abbiamo assaggiato. Comunque può essere sindaco. Sia in tutto questo trio ci sia anche il quarto, che c'è Giovannino. Sì, anche lui forse ha inciso sulla data del pellegrinaggio. Vabbè, no, Don Giovanni, veda lei, se vuole lo assaggiamo volentieri. L'assessore, buongiorno assessore. Presidente del Consiglio, prego. Ah, presidente, adesso presidente, vabbè, insomma, mi scusi. Ecco, aspetti un attimo, ex assessore, comunque presidente del Consiglio. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, grazie a voi per essere qua con noi pure. E niente, è una bellissima giornata, siamo qui a pranzare insieme a tanti amici, i parroci nostri, il vecchio nostro parroco che abbiamo avuto il piacere di venire a trovarci, e niente, è una bellissima giornata. Abbiamo precedentemente pregato in messa, poi adesso stiamo pranzando. Faccio i complimenti pure ai cuochi, che è una carne proprio gustosa, buona. E niente, per noi, soprattutto per noi rogutesi, diciamo che è una giornata molto particolare, perché a parte il rincontrarci è un rivivere emozioni, rivivere tutta quella vita che c'era una volta qui in paese. Quindi a volte vedo tanti vecchietti che erano seduti in certe strade, cioè è tutto un modo diverso, che dentro si sente dentro qualcosa di bello, di buono. Un momento bellissimo, gioioso, soprattutto anche come diceva il sindaco, i cinquantenni, i sessantenni ritornare nei posti della loro gioventù, dove sono nati, insomma. Sì, perché tutte queste persone di questa età, mi ci metto pure io, oltre i 50 anni, quindi riviviamo, diciamo, tutti quei momenti che la vita che si faceva nel paese, diciamo, le persone che c'erano e che adesso non ci sono più, le persone che fortunatamente li rincontriamo qua. È bello, bellissimo, e speriamo che si farà ogni anno questo tipo di manifestazione. Grazie, allora presidente, la faccio continuare, altrimenti il formaggio lei non lo assaggia. Certo, conviene andare avanti, lei col formaggio e noi con le altre cose. Grazie, grazie a lei. Buona giornata. E abbiamo il presidente.